Ragazzi, questo è il nuovo video di Mastera. Oggi siamo qui su un tutorial di come si crea un disco. Che potete sentire nella radio della macchina, potete sentire sul computer, voi lo inserite e mentre giocate a quello che cavolo vi pare lo sentite, e per altre cose. Bene, cominciamo subito. Una cosa, di sicuro avrete installato Nero nel vostro computer, perché quando per esempio comprate un computer o ve lo formattate, ve lo installano subito al negozio dove ve lo avete usato. Beh, inserisco un disco. Faccio questo video anche per ricordarmelo a me, perché non so come sono riuscito a farlo, perché okay. Bene, ho inserito il disco. Allora, io ho due neri, potete usare quello che vuoi. Io uso Nero Express. Cercatevi il download, che io non voglio metterlo in descrizione, scusate. Bene, si aprirà questa finestra. Bene, cliccate su musica e cliccate su CD audio. Bene, ci sarà questa facciata. E qui non ci sarà niente, qui su traccia, titolo, artista, non c'è, qui non c'è niente. Ora, apriamo una cartella. Io ho una canzone, ne uso una a caso, la sigla di Yu-Gi-Oh! Arc-V, che credo che non lo conosciate, sì, è una serie Yu-Gi-Oh! Nuovo giapponese, e niente, vi segui. Bene, ora basta fare avanti, mettere il titolo, un titolo a caso. Un artista a caso, e facciamo una, cioè di sicuro non vorrete 50.000 volte, e clicchiamo su masterizza, e niente, avremo, masterizziamolo per fare una prova. Stoppo il video finché non ho finito, torno subito. Bene, eccoci tornati. Adesso, quando avete finito qui, che basterà che aspettate che tutte le linee si caricano, vi apparirà la scrittura eseguita correttamente. 24, vabbè, che lo faccio. Beh, siamo ok. Volete salvare le cose che vi sono successe. Allora, adesso qui ho il mio disco. Io lo inserisco di nuovo. Tutto nero, tanto non mi serve più. E il disco è pronto. E con il sottofondo di Yu-Gi-Oh! Arc-V vi saluto. Ciao a tutti ragazzi da questo video di Mastera. Al prossimo video, ciao!